Buongiorno ragazzi, poi cavoli, e benvenuti in questo nuovo video. Albania e Italia 1-3, scusate il ritardo ragazzi, sono appena rientrato a casa e niente, comunque 3-1, vinto in un campo letteralmente difficilissimo, però ragazzi, quello che conta è che abbiamo vinto, salvati 5 volte da traversa ragazzi, un po' uno spavento, però comunque c'è Griffo Show, 2 gol per Griffo, ovviamente 1 per Di Lorenzo ragazzi, purtroppo, come al nostro solito. Ragazzi, prendiamo subito gol dall'Albania ragazzi, un gol abbastanza bello, diciamo, ovviamente, poi ovviamente rispondiamo all'Albania Di Lorenzo, poi ovviamente fa il 2-1 Griffo ragazzi, e poi ovviamente il 3-1 ovviamente lo fa Griffo ancora ragazzi, superstar ragazzi, 2 gol ancora una volta contro l'Estonia, contro ovviamente la Moldavia ragazzi, ancora una volta contro l'Albania. Comunque ragazzi, adesso testa alla partita contro l'Austria, dove là ragazzi il primo errore, ve lo dico adesso, il primo errore può costarci tutta la partita ragazzi, perché oggi 5 traverse in Albania, un gol preso in quel modo, se facciamo gli stessi errori contro l'Albania ragazzi, contro l'Austria ragazzi, non voglio pensare a cosa può succedere, se oggi è difficile ragazzi, domenica sarà 10.000 volte peggio, quindi testa, piedi e soprattutto fatica ragazzi, la fatica oggi ci sarà più o meno, ma ragazzi contro l'Austria, ve lo dico adesso, è comunque un amichevole, però questi ci erano così vicini a buttarci fuori da Euro 2020 ragazzi, quindi stiamo attenti, però contentissimo ragazzi, purtroppo ce ne stiamo subito a guardare in televisione le altre squadre giocare ragazzi, al mondiale ragazzi, però purtroppo è così, non ci siamo qualificati, però è sempre meglio comunque andare al prossimo mondiale, soprattutto qualificarci all'europeo ragazzi, che sono due cose fondamentali ragazzi, comunque ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, commentate, iscrivetevi al canale, video un po' corto ragazzi, ma sono stanco, ma sono contento, comunque ragazzi, Griffo, superstar, ciao ragazzi, sempre su Forza Juve, e voglio augurare anche una buona guarigione a Sandro Tonali, che purtroppo si è fatto male ragazzi, e sarà fuori non so per quanto tempo ragazzi, vi farò altri video se volete su Sandro Tonali, come sta ragazzi, però posta tanto, torna presto, ci vediamo, ciao ragazzi, sempre sulla vostra Azzurri, e sempre sulla vostra Juve, testa bene ragazzi, vincete, mi raccomando, vincete bene ragazzi, perché è veramente fondamentale vincere almeno contro l'Austria, anche contro l'Austria ragazzi, e chiudere questo anno che sinceramente è stato un anno bruttissimo ragazzi, non ci siamo qualificati al secondo mondiale, almeno chiuderlo in bellezza ragazzi, possiamo mettere un piccolo cerotto sulla grande ferita ragazzi, sulla grande finita ragazzi, ci vediamo, ciao ragazzi.